parlerà della riprogrammazione cellulare, epigenetica, nella prevenzione e supporto. Allora, grazie Giorgio, grazie per Giorgio, grazie mille. Cercherò di essere breve perché oggi è una giornata abbastanza pesante. No? Male che non c'è queste relazioni, meno male che non c'è Galli. Sì, che se no, non finivamo più. Quindi cercherò di essere estremamente sintetico. Dunque, io vi devo parlare del ruolo dell'epigenetica nella riprogrammazione cellulare. Oggi avete sentito già parecchie relazioni sull'epigenetica e io quello che vorrei illustrarvi con questa relazione sono le diverse funzioni del codice epigenetico nel regolare l'espressione genica e quindi come questo tipo di regolazione possa essere utilizzato nella cura e nella prevenzione di molte malattie. Ho avuto la fortuna di studiare questo codice epigenetico ormai ahimè da oltre 20 anni, anzi più. Il primo lavoro l'ho fatto nel 1988 su Cancer Letter perché l'intuizione che ci fosse un codice epigenetico l'avevo avuto studiando i cancerogeni ambientali e questi hanno costituito un argomento di studio per tanti anni, specie appena dopo la laurea, e un'osservazione mi aveva colpito che riguardava i diversi effetti che le sostanze cancerogene hanno durante la gravidanza. Se voi le somministrate nel periodo in cui si formano tutti gli organi apparati e non riuscite mai a indurre tumori nella prole, finita l'organogenesi inducete tumori nella prole. La domanda era ma perché prima no e dopo sì, che succede durante l'organogenesi? Succede che da un unico tipo di cervello staminale totipotente, che è l'uovo fecondato, si formano attraverso i stadi successivi di differenziazione le cellule staminali pluripotenti, multipotenti, oligopotenti e così via, fino ai 252 tipi di tessuti differenziati. L'idea è stata che durante quei momenti ci fossero delle sostanze regolatrici in grado di correggere gli errori a cui andavano incontro le cellule esposte a cancerogeni e questi errori così non si esprimevano. Naturalmente bisognava dimostrarlo. E per dimostrarlo innanzitutto bisognava studiare un embrione che servisse come modello di studio del differenziamento delle cellule staminali. Per farla breve abbiamo scelto lo zebrafish, erano 4 i modelli di studio, ma quello che noi abbiamo preferito è stato questo pesciolino tropicale zebrato per una serie di motivi. Primo perché oltre il 90% di proteine sono le stesse del nostro corpo, quindi come vedrete le proteine che adesso vi sto mostrando alla fine sono le stesse del nostro corpo, i prodotti che abbiamo messo a punto contengono le stesse proteine del nostro corpo e voi poi potreste chiedermi ma perché mi curo con le proteine del mio corpo quando... e vi spiegherò bene perché voi uno si ammala quando ha esaurito tutti questi fattori di regolazione epigenetica e quindi non è più nel suo organismo, per esempio i tumori sono già malattie molto frequenti ma sarebbero ancora più frequenti se ognuno di noi non avesse questa capacità innata di correzione che però consuma man mano che vive perché purtroppo, come si diceva stamattina, siamo tutti esposti a cancerogeni, campi elettromagnetici e tutto funziona a disregolare il DNA e il codice epigenetico e quindi ci ammaliamo e quando non abbiamo più questi fattori dobbiamo somministrarli. Ecco, io ho dovuto studiare come funzionano questi fattori e cosa sono. Durante i vari anni abbiamo capito che sono per il 98% delle proteine a basso peso molecolare, ecco qui vedete i diversi pesi molecolari di queste proteine, il 50% è compreso tra 15 e 35 kilodalton e il restante 50% tra 35 e 97 kilodalton. Sono piccole proteine che possono essere assorbite, come vedremo, sotto la lingua. Questo è l'elenco delle diverse proteine, quindi nei vari anni abbiamo dovuto indagare appunto sulla composizione di questo network di proteine con spettrometria di massa e le abbiamo individuate a una, vedete qui sono queste proteine che sono tabellate in questa e in quest'altra tabella, sono proteine molto importanti per il metabolismo mitocondriale, come si è stato detto nella relazione precedente, sono chaperonine che sono importanti per la comunicazione intercellulare, sono proteine che sono importanti per la risposta immunitaria, insomma sono una serie di proteine che sono importanti per il metabolismo di tutta la cellula. Oltre a queste proteine c'è un 2% di microRNA con attività regolatoria e anche queste sono state riscontrate soprattutto nelle ricerche che abbiamo fatto sui tumori e abbiamo visto il ruolo di ciascun microRNA nel bloccare la crescita tumorale.
Allora, queste proteine sono le stesse nel nostro corpo, come vi ho detto, e abbiamo usato questi fattori per bloccare la crescita di varie linee tumorali. Da prima in vitro, qui vedete il glioblastoma multiforme, cioè un tumore del cervello che viene bloccato per le proteine presenti, dalle proteine presenti nella prima fase di differenziazione cellulare, cioè quando le cellule staminali passano da totipotenti a pluripotenti, che sono tre tipi di cellule diverse, che sono l'endoderma, l'ectoderma e il mesoderma. In questa fase il glioblastoma multiforme viene rallentato per l'80%, il melanoma per il 40%, la mammella per il 40%, ma vedrete che con le fasi successive questo tumore, che è ben differenziato, perché vedete che rispetto agli altri moltiplica lentamente, più lentamente, queste nelle ordinate va moltiplicato per 10.000, che sono il numero di cellule da cui noi partivamo, e poi seguivamo la curva di crescita a 24-48 ore. Vedete, qui passa 10.000 a 13.000 cellule, nelle altre passava da 10.000 a 35.000 a 65.000 nel melanoma e così via. Quindi questo qui è un tumore più differenziato e meno aggressivo. Questa è la leucemia linfoblastica acuta, che invece è aggressivo e che viene rallentato praticamente per il 100%. E questa è l'adenocarcinoma del rene, che non viene rallentato a 24 ore ma a 48 sì, e capiremo tra poco perché. E queste sono le altre curve, come vi dicevo, di crescita del tumore prima e dopo trattamento. Queste si ripetono, qui il glioblastoma multiforme con le fasi intermedie e finali viene rallentato più o meno come nella prima fase, lo stesso il melanoma, la mammella, vedete, funziona molto meglio questo tipo di proteine delle fasi avanzate, perché come vi ho detto questo è un tumore ben differenziato e quindi viene rallentato molto meglio dalle fasi intermedie e finali di queste proteine, e addirittura a 24 ore non solo è rallentato ma è anche diminuito il numero di cellule. E avanti così, la leucemia è uguale, ripete la stessa cosa, e l'adenocarcinoma è ancora la stessa curva. Perché c'è questo rallentamento? Come vi ho detto, perché l'idea per cui ero partito era che questi fattori fossero regolatori dell'espressione genica, cioè fossero in grado di accendere o spegnere geni, l'attività dei geni. Allora siamo andati a vedere quali geni potevano essere importanti per il controllo del ciclo cellulare. Uno dei primi che abbiamo studiato è stato P53, di cui si è parlato abbondantemente nella relazione precedente. Questo gene viene attivato dai nostri fattori, come vedete qui è una valutazione quantitativa di questo gene fatto con citofluorimetria, ma questa, che è diciamo così, vi rimane meglio in mente, è la valutazione di P53 con immunistochimica. Come vedete, queste sono le cellule del glioblastoma multiforme, questo tumore quindi del cervello. La proteina P53 è questa colorata in rosso, queste sono le cellule prima del trattamento e queste sono le cellule dopo il trattamento. Vedete che la proteina P53 è aumentata molto di molto dopo il trattamento. Che cosa significa? Che c'è stata una regolazione trascrizionale di questo gene. Questo gene non era molto attivo nelle cellule non trattate, l'abbiamo attivato. Questo gene, una volta attivato, ha trascritto la proteina P53. La proteina P53 ha bloccato il ciclo cellulare, abbiamo seguito gli eventi, sono successe due cose. Sono aumentati i marker del differenziamento, come le cadherine, dopo il trattamento, che significa che quelle cellule sono state riprogrammate, non sono più cellule tumorali, ma sono cellule che si sono differenziate. Quindi notiamo il differenziamento cellulare da una parte, dall'altra parte notiamo un aumento dell'apoptosi, cioè della morte cellulare programmata, e abbiamo visto che questo è dovuto all'attivazione delle caspasi, caspasi 3, caspasi 7, caspasi 9, c'è una cascata di caspasi per cui alla fine le cellule vengono indotte a morire spontaneamente. Quindi il meccanismo d'azione che sta alla base della riprogrammazione delle cellule tumorali è basato da un lato sulla ridifferenziazione, significa che questi geni, abbiamo seguito anche le cascate successive, attivano cascate di altri geni come P21 eccetera, alla fine tentano di riparare i danni che sono all'origine della malignità, e se i danni non sono troppo gravi e sono riparabili, vengono effettivamente riparati, come vi dicevo, le cellule si ridifferenziano.
Se invece i danni sono troppo gravi e non sono riparabili, vengono attivati i geni della morte cellulare perché non matte e il cervello muoiono. Quindi o che muoiono o che si differenziano, l'importante è che escono dal giro della moltiplicazione. Quindi dal punto di vista della reversibilità, i tumori sono malattie reversibili. Non è vero che non possono guarire, possono guarire. Il problema grande nella regolazione delle cellule tumorali qual è? Che in ogni tumore ci sono molteplici geni che sono completamente alterati e quindi regolare tutti questi geni risulta difficile. E solo con questo approccio complesso che vi sto spiegando, senza andare a studiare tutti i meccanismi d'azione e senza perdere l'informazione contenuta in ogni stadio di differenziazione di questi prodotti, noi riusciamo a fare una regolazione multigenica, perché altrimenti non ci riusciremo. E noi siamo andati a studiare il differenziamento delle cellule staminali perché i processi di differenziazione consistono in una specifica selettiva regolazione genica che regola contemporaneamente decine e centinaia di geni. Ogni salto di differenziazione cellulare differenzia le cellule figlie rispetto alle madre per decine o centinaia di geni, cioè ogni salto differenziativo è un salto quantico, per cui alla fine, se voi volete regolare il processo di differenziazione, non potete usare le singole molecole. Ecco che il paradigma riduzionista crolla di fronte al trattamento delle, almeno che appunto ancora adesso, no, con i tumori si tenta sempre, come diceva anche il professor Miceli, di andare a trovare gli anticorpi monoclonali per bloccare questo fattore di crescita, questo fattore di moltiplicazione, eccetera, eccetera. Ma è una battaglia poi persa, perché noi andiamo a fare le target therapy e poi non sono affatto efficienti. Alla fine la cellula tumorale più intelligente dei nostri attacchi sfugge sempre al controllo, si rimoltiplica, quindi l'unico modo per controllarla è non dichiarargli la guerra e dire ok, tu stai sbagliando strada, stai andando per una strada diversa, fermati un attimo, torni indietro, riprogrammati. In pratica le cellule tumorali, in realtà, come avete visto e come è stato spiegato anche nella lezione precedente, sono cellule staminali tumorali, cioè queste cellule tumorali, perché risentono dei meccanismi di regolazione delle sostanze presenti nel differenziamento cellulare? Perché queste cellule staminali tumorali sono cellule, come ha spiegato prima il professor Miceli, che utilizzano un metabolismo anaerobico, si moltiplicano continuamente e non si differenziano mai perché il loro programma, nel loro DNA ci sono solo attivi geni che danno origine alla moltiplicazione, mancano tutte le fasi del differenziamento. Dandogli i fattori che differenziano queste cellule staminali, i due programmi di moltiplicazione e differenziazione si riaccoppiano, abbiamo il programma completo che dà origine alla differenziazione definitiva e la cellula finalmente si differenzia o muore. Cioè queste quindi terapie di regolazione non sono terapie farmacologiche, ma sono terapie biologiche naturali che indirizzano le cellule staminali normali e patologiche, come sono quelle tumorali, verso il loro normale destino. Gli si dice voi dovete andare là e differenziarvi. Quindi noi non cambiamo il metabolismo di queste cellule, ma semplicemente le indirizziamo verso il loro destino finale, nel caso del controllo e riprogrammazione delle cellule tumorali. Ma adesso vi voglio spiegare che è possibile con diverse fasi del codice epigenetico fare anche l'opposto di questo. Come? Allora, si trattava di studiare tutte le... questo qui è il meccanismo, con cui viene bloccato il tumore del rene, ma non è un meccanismo particolare in cui invece che la regolazione trascrizionale di un gene c'è una regolazione post-traduzionale, si chiama così, di una proteina, in questo caso quella del retinoblastoma, per cui questa proteina viene defosforilata e quando defosforilata blocca il ciclo cellulare. E questa slide dimostra questo, ma non ve la racconto, anche se sarebbe interessante perché vi fa capire quante sono le malattie tumorali, ma voglio essere sintetico. Invece, abbiamo trattato ovviamente anche dei casi di tumore, questa è una casistica clinica sul tumore primitivo del fegato che noi abbiamo iniziato nel 2001, quindi allora non si parlava ancora di cellule staminali tumorali, non si parlava di riprogrammazione tumorale e non si parlava di niente, e noi abbiamo iniziato in questi casi avanzati
in cui altri trattamenti non erano più possibili. Lì ho avuto la fortuna di lavorare come primari, eravamo insieme nella stessa azienda ospedaliera con questo medico che aveva iniziato per primo al mondo, prima a fare l'alcolizzazione di questo tumore e poi la termoablazione. Quindi venivano da tutte le parti del mondo e nel suo reparto c'erano un sacco di pazienti purtroppo con questo tipo di tumore avanzato. E quando il tumore era così avanzato come in questo caso in cui vedete nel settimo segmento qui ci sono vari noduli, qui dove c'è la freccia c'è una trombosi della porta, e quando, una trombosi neoplastica, e quando c'è la trombosi la prognosi è infausta a pochi mesi di sopravvivenza. Qui vedete l'ecografia che dimostra che c'è la trombosi perché qui il sangue non passa, questo qui è il sangue che è bloccato. Dopo sei mesi vedete è sparito tutto, non ci sono più noduli, non c'è più la trombosi, all'ecografia vedete che il sangue adesso passa, e questo effetto è stato chiamato da questo medico che poi è diventato il più strenuo sostenitore della terapia, perché lui all'inizio era molto scettico, dice beh, siccome però quando arrivavano dei casi così non sapeva più cosa fare, dice intanto io li abbandono il loro destino, prima di abbandonarli proviamo il tuo trattamento. Questo è stato uno dei primi casi che ha avuto e lì si è entusiasmato e abbiamo portato avanti per 4 anni questo trial clinico e qui vedete, lui ha chiamato questo effetto evanishing effect perché nel caso del suo trattamento con termoablazione lui notava da prima la necrosi e poi la cicatrice dopo il trattamento. Qui invece vedete non c'è più, scusate bisogna andare indietro, qui non c'è nessun esito di niente, qui il tessuto che si è neoformato non differisce dal tessuto della restante parte del fegato, quindi vuol dire proprio che questo tessuto neoplastico è stato sostituito da un tessuto normale che testimonia la capacità di regolazione dei nostri fattori e di differenziazione dei tessuti. Questo è un altro caso con tanti noduli, come vedete ce ne sono parecchi qui nel fegato, questo, tutto pieno, dopo trattamento 6 mesi non c'è più niente, questi qui non sono noduli ma sono arterie prese di infilata, quindi sono vasi, e quindi anche qui c'è stata una regressione completa di questo tipo di tumore. Praticamente noi abbiamo avuto il 20% di regressioni, il 18% di non progressione e in tutti questi casi, 38%, quindi qui sono compresi non solo i casi di regressione ma anche i casi di non progressione della malattia, la differenza vedete di mortalità è molto elevata perché dopo 3 anni diciamo che sono sopravvissuti solo il 10% contro quasi il 70% di quelli che abbiamo trattato. Ma come vi dicevo ho avuto modo di studiare poi tutte le altre funzioni del codice epigenetico. Perché? Perché la fortuna è stata quella di studiare le funzioni di questo codice nell'unico momento della vita in cui questo codice è completo, ovvero è in grado di controllare e di regolare tutti i geni di tutte le cellule di tutto il nostro corpo, perché noi seguiamo il processo di differenziazione da una cellula, la cellula staminale totipotente che l'uomo ha fecondato, fino a quando si è formato un intero organismo, cioè tutti i tessuti del corpo. Quindi vuol dire che abbiamo la possibilità di studiare la regolazione epigenetica di tutti i geni, di tutte le cellule, di tutto il nostro corpo. Ed è quello che abbiamo cercato di fare. E allora cos'è successo? È successo che abbiamo fatto questo studio perché potenzialmente vedete gli impieghi di questo tipo di trattamento epigenetico in varie malattie. Può essere, questa qui è la definizione, questi qui sono i vari stadi di differenziazione delle cellule staminali, prima c'era la divisione simmetrica, poi simmetrica, ma questi sono dettagli che vi tralascio, questi sono gli stadi di differenziazione che sono 5 di cui vi ho già parlato, queste vedete per esempio la differenziazione del tessuto del midollo osseo che non riguarda solo il tessuto ematopoietico ma riguarda le cellule dendritiche, le cellule endoteliali, e le cellule del mesente connettivali, eccetera.
Quindi da un tessuto si differenziano vari tipi di cellule diverse e quindi vedete che il processo di differenziazione è molto complesso e molto controllato da tutti questi fattori epigenetici. Allora, che cosa abbiamo fatto a questo punto? Abbiamo deciso di studiare le altre funzioni di questo codice epigenetico. E questa, la prima parte che vi ho mostrato l'avevo fatta in parte a Trieste, dove io insegnavo all'università, poi all'Università La Sapienza, dove continuano tuttora questi studi, con l'Istituto di Oncologia Sperimentale, e mentre questi altri sulla rigenerazione tessutale e sull'anti-aging li stiamo facendo ancora anche a Bologna, all'Istituto col professor Ventura, che è il direttore della biologia molecolare dell'università e che ha studiato per tutta la sua vita questo tipo di cellule mesenchimali, che sono cellule adulte. Lui le prende dal tessuto adiposo, le prende senza alterarle con sostanze chimiche, ma ha trovato un brevetto, l'ha anche brevettato, il metodo per cui in modo naturale riesce a separare le cellule del tessuto adiposo da quelle staminali, per cui abbiamo la possibilità di avere delle cellule staminali non trattate e di coltivarle in vitro e seguire il loro destino. Cosa abbiamo fatto? Il possibile impiego di questi nostri fattori che differenziano e a volte rigenerano i tessuti, l'impiego può essere in tutte queste malattie del sangue, che abbiamo già visto, l'osteoporosi, l'osteoartrite, l'infarto del miocardio, l'infarto del cervello, del tessuto cerebrale, il diabete, la cirrosi, l'epatite, Parkinson, Alzheimer, eccetera, la degenerazione maculare e la degenerazione sudativa, senile, e insomma, una serie di patologie per cui noi possiamo intervenire in questo modo senza usare sostanze farmacologiche e senza cambiare il meccanismo del metabolismo del nostro corpo, ma semplicemente appunto indirizzando queste cellule verso il loro normale destino. A questo punto l'obiettivo che ci siamo posti è di vedere cosa succede in queste cellule adulte del tessuto, prese dal tessuto adiposo, sui geni, sull'espressione genica di queste cellule. Che cosa abbiamo scoperto? Allora, abbiamo scoperto che queste cellule funzionano molto bene nella rigenerazione tessutale. Perché? Il primo studio che abbiamo fatto è stato questo, di vedere subito nella prima fase di differenziazione, quella cioè da cellule staminali totipotenti della morula alle tre pluripotenti che sono ectoderma, endoderma e mesoderma, in quel periodo che si chiama medioblasto la gastrula e qui comincia appunto la gastrulazione, si formano i tre foglietti da cui originano poi tutti gli altri tessuti del nostro corpo. In questa prima fase i fattori che noi prendiamo lì hanno l'effetto di tenere accesi dei geni staminali che sono gli stessi geni che Yamanaka, che è questo ricercatore giapponese, aveva introdotto con un retrovirus in un fibroblasto differenziato e l'aveva trasformato in cellula staminale pluripotente indotta. Ha fatto bene a chiamarla indotta perché a seguito delle manipolazioni che aveva fatto quella cellula ha perso la sua ciclicità. In pratica questi quattro geni staminali continuano a essere attivi e a far sì che questa cellula sia sempre staminale, non si differenzia mai e quindi si moltiplica continuamente. In questo caso poi noi dovremo riprogrammarla per bloccarne la moltiplicazione. Quindi lui ha preso il Nobel per questa scoperta nel 2012, però la scoperta era importante da un punto di vista teorico, praticamente non può essere utilizzata. Invece noi abbiamo tenuto accesi questi stessi quattro geni staminali senza fare una manipolazione genetica, ma semplicemente dando le istruzioni e tenere accesi questi geni. Questi geni che cosa hanno fatto? Hanno bloccato il taglio dei telomeri, che sono quella parte terminale del DNA, per cui a ogni moltiplicazione questi telomeri vengono tagliati e dopo 50-60 moltiplicazioni la cellula è costretta a morire e andare in apoptosi. Se noi impediamo il taglio dei telomeri è l'opposto di quello che abbiamo fatto quando abbiamo riprogrammato le cellule tumorali, cioè abbiamo impedito che le cellule vadano incontro alla morte cellulare programmata, cioè abbiamo aumentato la durata della vita di queste cellule.
Ma non solo questo, in pratica abbiamo visto che oltre che accendere questi quattro geni che aumentano la durata della vita, vengono attivati altri geni che si chiamano BMA1, l'abbiamo TERT e così via, che li abbiamo studiati tutti, e questi impediscono la senescenza cellulare, perché un conto è aumentare la durata della vita, arrivare a 120 anni, se non ci arriva come Matusalemme non va tanto bene, se ci arriva in buona salute è meglio. Quindi in questo caso noi abbiamo dimostrato che non solo appunto aumentiamo la durata della vita, ma teniamo giovani le cellule, che va bene. Però questa roba qua bisogna poi controllarla, perché alla fine noi dobbiamo dargli questa informazione, ma contemporaneamente dobbiamo poi far differenziare queste cellule, perché non le possiamo tenere sempre lì ferme a moltiplicarsi. Quindi studiando appunto come avviene la regolazione in queste cellule staminali, partendo dalla prima fase fino ad arrivare all'ultima, abbiamo potuto studiare tutte le funzioni di questo codice epigenetico. Che cosa è successo allora? È successo, per esempio, che se noi utilizziamo l'informazione in modo preciso, riusciamo a prevenire la degenerazione dei tessuti e anzi riusciamo a rigenerare i tessuti in un certo senso. Quindi abbiamo visto questa cosa innanzitutto in laboratorio con le cellule dell'ippocampo, che sono quelle che vanno per prime in neurodegenerazione nell'Alzheimer. E che cosa è successo lì? Questo esperimento ci ha fatto capire molto bene come funziona la vita, e la vita funziona in modo esattamente opposto da quello che pensa la medicina attuale. Perché? Allora, succede così, e poi appunto qui, oggi poi porterò il libro, ho scritto con Erwin Laszlo questo altro libro in cui siamo andati appunto a definire il nuovo paradigma che adesso vi spiego, ma arrivando alla conclusione che questa è una regolazione biochimica, ma possiamo ottenere gli stessi effetti con la regolazione biofisica, cioè utilizzando solo l'informazione che queste molecole trasportano, informando l'acqua, otteniamo gli stessi risultati. Titolo? Quindi, Titolo? Il titolo per ora è pubblicato solo in America, cioè è uscito all'inizio di questo mese. In America ha già avuto degli endorsement molto importanti da parte di medici americani, quindi è stato già subito molto ben accolto. Si chiama Information Medicine, ma c'è già una casa editrice italiana che lo sta traducendo, c'è già presente, e l'ha chiamato in modo diverso, dice Information Medicine, non si capisce, negli Stati Uniti va bene perché là bisognava cambiare completamente il paradigma, e siccome il libro inizia con la biofisica, tanto per dirti proprio Giorgio, e alla fine dovevamo cambiare il paradigma, ma in America questi libri scientifici, e non è facile, cioè, perché è molto duro, cioè riportiamo quello che io adesso ho sintetizzato, l'hai descritto anche in modo più analitico. E quindi lì va bene un titolo così. Qui in Italia la casa editrice ha messo un titolo generale, dice guarire poi. E gli ho detto, adesso però dovete spiegare come. E allora hanno messo il sottotitolo, che ha messo la rivoluzionaria scoperta della riprogrammazione cellulare, che riprogrammi il cancro, eccetera. E quindi almeno mettete un sottotitolo che uno capisce che cosa deve leggere, se no un titolo. Ma però secondo loro, sai, gli editori qui, guarire fa più colpo che non Information Medicine, che dice ma chissà cosa fa. Allora, l'ultimo lavoro infatti che abbiamo fatto, che è stato pubblicato su Stem Cell International Journal, che ha un impatto molto alto, con Bologna, è stato la rigenerazione tissutale senza trapianto di cellule staminali. Perché i presupposti di questo lavoro che abbiamo fatto e che ha avuto una continuazione è stato appunto questo: prendendo le cellule dell'ippocampo e mandandole in neurodegenerazione con una sostanza tossica, noi abbiamo utilizzato le varie fasi di differenziazione che, come avete capito, sono un network di proteine di microRNA. Quindi funzionano già come un network completo, ma utilizzando ciascun singolo stadio di differenziazione noi riuscivamo a prevenire
la neurodegenerazione, anche in modo statisticamente significativo, però per il 22-25%. Allora l'idea qual è stata? Ma se noi dobbiamo tenere giovane un tessuto, va bene, usiamo la prima fase e teniamo giovani le cellule staminali. Se noi dobbiamo far morire le cellule o differenziarle completamente, utilizziamo le ultime fasi e riusciamo a fare queste. Ma se noi dobbiamo rigenerare un tessuto, che dobbiamo fare? Da prima dobbiamo accendere i geni staminali e mantenere il serbatoio delle cellule staminali possibilmente integro, in modo che non si consumino tutte. Ma poi dobbiamo differenziare queste cellule staminali in tessuto specifico. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dargli tutta l'informazione che la vita utilizza per auto-organizzarsi. Dandogli tutti gli stadi si è avuto quasi il 78% di prevenzione della neurodegenerazione. Questo che cosa ci ha insegnato? Che la vita si organizza non su un'informazione basata su singoli bit, ma su programmi specifici. In pratica succede quello che succede nell'informazione quando voi in un computer volete scaricare un'app. Che cosa dovete fare? Scaricare tutto il programma dell'app, perché se non lo scaricate tutto l'app mica ce l'avete. Così qui è uguale. Se noi dobbiamo differenziare delle cellule staminali facendole passare da una fase staminale fino a una fase completamente differenziata, dobbiamo dargli tutte le app, tutti i programmi che servono per ottenere quello scopo, cioè gli dobbiamo dare tutta l'informazione. Facendo così, no? E vedete che è chiaro alla fine. Ed è esattamente l'opposto di quello che la medicina ancora fa, andare a studiare tutti i meccanismi puntuali a una per poi trovare i target therapy e tutto il resto. Una roba così non funziona. Per le malattie croniche va bene, per le malattie infettive va bene, dove c'è un unico agente che causa la malattia. Allora in quel caso gli sparo addosso, lo ammazzo e finisce. Qui, in queste malattie croniche, ci sono, come vi ho detto, decine e centinaia di geni che sono sregolati. Come potete pensare di regolare queste malattie e di curarle con una molecola? L'Alzheimer hanno rinunciato a fare la ricerca, perché l'Alzheimer è molto difficile da curare. Ci sono tantissime alterazioni e non si cura con una molecola. Con i nostri fattori invece rigeneriamo il tessuto dell'ipocampo, che è quello che è per prima in degenerazione, è lì è magazzinata tutta la memoria e questi pazienti perdono, come sapete, precocemente la memoria. Quindi in questo caso abbiamo dimostrato non solo quello che possiede rigenerare, ma che non serve neanche più fare questo lavoro qui di trapianto. Qui vedete per esempio il Parkinson oggi è curato così, si trapiantano con la sclerotassi le cellule staminali qui, nella sostanza nigra. Ci sono degli effetti benefici dopo il trapianto, ma se andate a vedere a che cosa è dovuto questi effetti benefici, non erano dovuti alle cellule trapiantate, ma ai fattori neurotrofici che queste cellule producevano. Allora, i fattori neurotrofici, ci siamo detti io e Ventura, ma che cosa sono? Sono quelli che usiamo noi, che prendiamo dallo zebrafish, che poi sono le stesse proteine del nostro corpo. Allora gli diamo quelle ed ecco che appunto siamo riusciti a combinare così. E questo è quello che si fa nel trapianto di cellule staminali nell'infarto al miocardio, ma non serve più. Ecco, questa qui è tutto lo studio sulla neurodegenerazione che vi ho spiegato. Nella psoriasi riusciamo a avere gli stessi risultati che nei tumori, rallentando la moltiplicazione. Vabbè, insomma, questi qui sono la psoriasi è molto più facile da curare che un tumore, perché un tumore è molto difficile. La psoriasi l'80-90% guarisce dopo un mese di trattamento con delle creme, quindi diciamo va molto meglio. Ma per dire che poi la vita è basata sull'informazione, questo è un prodotto anti-aging che abbiamo messo a punto, questa è l'analisi di tutte le proteine, di tutti i vari stadi di differenziazione, 5 stadi, abbiamo quindi valutato tutti i pesi molecolari. Poi questo qui è il concerto della vita, appunto, è quello che succede trattando con i nostri fattori le cellule staminali adulte, e in pratica abbiamo dimostrato che se noi usiamo le prime fasi rigeneriamo i tessuti. Vedete qui noi stimoliamo i geni staminali e però anche a volte differenziamo usando
delle dosi maggiori, man mano che procede il processo di differenziazione, invece alla fine tutte queste cellule staminali si differenziano, cioè diminuiscono la loro attività moltiplicativa e diventano cellule quiescenti che non si moltiplicano più. Quindi alla fine noi in ogni caso, anche nei trattamenti rigenerativi, viviamo anche le fasi intermedie finali, perché è quello che vogliamo essere sicuri, che alla fine tutte le cellule si differenziano, stiano tranquille e calme e non si moltiplicano per conto loro. Grazie. Bene. Grazie.